Ciao ragazze, allora, come promesso, sono qui per farvi il tutorial degli orecchini scarabeo. Vi faccio vedere subito. Eccoli qua. Allora, questo orecchino, questo modulo prevede l'incastonatura di un ovale 18x13, ma in questo video farò la prova, quindi lo saprete perché lo scriverò sul titolo. Se riusciamo ad incastonare anche un rivoli da 16 mm, perché magari chi è sprovvisto di questo ovale può comunque realizzare il progetto con un rivoli da 16, quindi vedremo se è possibile farlo. La versione che andremo a realizzare è questa qui. E in questa versione ho dovuto apportare delle modifiche perché non riusciva a chiudere l'incastonatura e quindi ho dovuto aumentare il numero di rocaie qua proprio per la chiusura, mentre qui ne ho messe 3, vedete 3, 3, 3, qua ne ho dovute mettere 4, quindi vi regolate o 3 o 4. E poi un'altra cosa, praticamente, qua ho utilizzato un filo di nylon monofilamento e come vedete, essendo trasparente, non si vede nulla. Qui ho utilizzato il nanofil che è bianco e si nota leggermente il filo qui. Allora, a me non disturba, quindi io lo lascio così, faccio il secondo, non mi interessa. Anzi, dà un'idea maggiore del fatto a mano. Ecco, a me piace, assolutamente non mi disturba. Però, se voi preferite non vedere il filo, utilizzate il filo di nylon monofilamento trasparente. Allora, vi dico subito il materiale necessario per poterlo realizzare. Allora, abbiamo bisogno di rocaie 11-0 della Toho in due colorazioni. Cipollotti 4x3, Crescent Super Duo e un ovale 18x13 o eventualmente, vedremo dopo, un rivoli da 16 mm, una monachella, eccetera, eccetera. Allora, primo passaggio da fare, vediamo se metti a fuoco. No. Allora, la prima cosa da fare è quella di inserire sul lago 24 rocaie 11-0, chiudere a cerchio. Io non faccio nodi per favorire l'inserimento di altre rocaie all'interno della struttura, quindi li incrocio così. Vedete? Allora, a questo punto prendiamo una rocaie 11-0 ed entriamo nelle 4 rocaie successive. Facciamo questo passaggio per tutto il giro, quindi vi uscirà fuori un esagono. Ecco qua come ci ritroveremo. A questo punto fuoriusciamo dalla rocaille sporgente, inseriamo 7 rocaille 11-0 e ci inseriamo nella rocaille sporgente successiva. Facciamo questo passaggio per tutto il giro. Alla fine del giro fuoriuscite dalla rocaille centrale di queste 7. Ecco qua come ci ritroveremo. Fuoriusciamo quindi dalla quarta di queste 7 appena inserite. Allora, io in questo caso per chiudere l'incastonatura prendo 4 rocaie 11-0 ed entro nella rocaia centrale successiva. Però con l'altro cabochon, sempre della stessa misura, io ne ho utilizzate soltanto 3. Quindi fate una prova, inseritene 3, altrimenti se non si chiude l'incastonatura ne inserite 4. Io in questo caso ne devo aggiungere 4. 2, 3 e 4. Quindi prendo 4 rocaie 11-0 e mi inserisco nella rocaia centrale delle 7 successive. Lo faccio per tutto il giro, dopodiché inserisco il mio cabochon. Allora, siccome abbiamo a che fare con un ovale, dobbiamo inserirlo in modo tale che l'esagono stia così. Quindi l'ovale deve andare così, con le due punte. Quindi così.
Comunque, in ogni caso, vediamo anche se ci va un Rivoli da 16. Secondo me ci va perfettamente. Comunque, farò la prova e vi dico. Allora, vi confermo che potete utilizzare un Rivoli da 16 tranquillamente. Quindi, se non disponete dell'ovale 13x18, utilizzate pure il Rivoli da 16 tranquillamente. Chiaramente l'orecchino sarà rotondo e non ovale, naturalmente. Ecco qui, una volta inserito il nostro ovale, praticamente noi dobbiamo stringere bene l'incastonatura. Vi consiglio di passare nelle quattro, soltanto nelle quattro, soltanto nelle quattro rocaie inserite, senza passare dalla rocaia di base. Quindi passate in queste quattro, poi in queste quattro, in queste, stringete molto bene. Alla fine del giro portatevi comunque ad uscire da questa rocaille, quindi da una delle punte dell'incastonatura anteriore, quindi una delle rocaille che abbiamo messo inizialmente. Ecco qua che abbiamo incastonato praticamente il nostro ovale o il Rivoli da 16, quello che volete. Diciamo che la parte che mi preoccupava di più del tutorial è passata, adesso c'è la parte semplice. Allora, fuoriusciamo da una delle rocaille sporgenti che abbiamo aggiunto inizialmente. Quindi io sto uscendo da questa qui. Prendiamo tre rocaie 11-0 e ci inseriamo nella rocaille sporgente successiva. Ecco qui. Prendiamo altre tre rocaille 11-0. 1, 2 e 3. E ci inseriamo nella rocaille sporgente successiva e facciamo questo passaggio per tutto il giro. Chiaramente, se il filo qua vi disturba, potete anche aggiungere una 15, 3, 11, una 15 per tutto il giro, come volete. A me, sinceramente, vi ripeto, non mi dà fastidio, quindi va bene così. Allora, ecco qua come ci ritroveremo. Adesso io sto uscendo dalla prima rocaille delle tre appena inserite. Prendo tre rocaille 11-0 per fare un picot. Quindi prendo tre rocaille 11-0, ce la posso fare, ed entro nella terza. E si viene a formare questo picot. Come vedete, questo picot si sposta in avanti. Se io passo nella rocaille successiva e poi nella prima delle tre successive, rimane abbassato. Quindi io cosa faccio? Allora, inseriamo il picot. Però si veda bene. Allora, stavo dicendo, noi inseriamo il nostro picot. Però, per far sì che si raddrizzi, passiamo nelle due rocaille nere dell'incastonatura. Sembra difficile, ma non è difficile. Praticamente passiamo così. Invece di passare in questa rocaille dorata, passiamo nelle due dietro. E il picot resta bello dritto. Vedete? E poi passo nella prima delle tre rocaille successive. Ci vedo niente. Vedete il picot come sta bello dritto? Adesso prendiamo nuovamente 3 rocaille 11-0, 1, 2 e 3. Entriamo nella terza di quelle dorate e passiamo anche nelle due del retro, in modo che il picot sta dritto. Quindi adesso io sono passata dalla prima nera. Passo anche dalla seconda. Ce la posso fare oggi, scusate, ma ci vedo proprio niente. L'ho cercata, eccola. E si è formato il nostro secondo picot. E poi entro nella prima delle tre successive. E facciamo questo passaggio per tutto il giro.
Ecco qua, vedete? Si sono venuti a formare questi pico belli dritti grazie a quello stratagemma. Niente, non vuole mettermi a fuoco oggi. Ecco qua. A questo punto fuoriusciamo dalla punta, quindi dalla rocaia di punta. Prendiamo un cipollotto, una su per due, appoggio tutto qua e portiamo giù. Dobbiamo prendere due crescent, devono ritrovarsi la parte frontale così. Ecco crescent, portiamo giù, una su per due e un cipollotto. Adesso vi faccio vedere bene la sequenza. Allora. La sequenza da aggiungere è questa. Allora, un cipollotto, una su per due, due crescent che frontalmente devono stare così, una su per due, un cipollotto ed entriamo nella rocaille di punta successiva e tiriamo. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro, non vi preoccupate se in questo giro risulta tutto molliccio, perché è normale. Nel prossimo giro vedrete che il modulo si irrigidirà completamente e poi per non parlare poi nell'ultimo passaggio dove andremo a fare praticamente la decorazione che irrigidirà ulteriormente il modulo. Allora, alla fine del giro ci ritroveremo in questo modo. In realtà il filo non è così evidente come dal video, quindi state pur tranquille. Fuoriusciamo dal foro alto della prima super duo. Inseriamo, scusate, devo guardare perché sennò. Allora, una rocaille e ci inseriamo nel foro alto della crescent successiva. Io l'ho presa nera, una rocaille nera. Tra le crescent inseriamo un'altra rocaille e io la metto dorata e questo fa irrigidire molto il modulo perché trova la sua stabilità. Nuovamente una rocaille 11.0 ed entriamo nel foro alto della super duo successiva e in questo spazio più largo inseriamo due cipollotti. E ci inseriamo nel foro alto della super duo successiva. Quindi, cosa dobbiamo fare in questo passaggio? Che è il penultimo passaggio prima della decorazione. Allora, inserire una rocaille 11.0 tra le super duo e le crescent e due cipollotti in questo spazio un po' più largo. Lo facciamo per tutto il giro. Alla fine del giro dobbiamo trovarci ad uscire dalla prima rocaille che abbiamo inserito in questo giro, quindi questa qui nera. Allora, ecco qua come ci ritroveremo. A questo punto il modulo è molto stabile, come vedete non si muove, non è moscio in alcuna maniera, è bello rigido, anche perché si fatica un pochino a mettere la rocaille tra le crescent, ma questo è necessario per far sì che il modulo abbia una sua stabilità, altrimenti ci mettiamo una cosa moscia alle orecchie, sinceramente non è molto carino. Allora, a questo punto fuoriusciamo dalla rocaille nera. Prendiamo 7 rocaille 11.0 e ci inseriamo nella rocaille dell'incastonatura, quella che abbiamo aggiunto inizialmente. Ecco qua. Rientriamo nella prima di queste 7 appena inserite, quindi tiriamo bene. Lo tengo fermo. Entriamo nella prima. Ecco qua. Inserisco 6 rocaille 11.0. 1 2, 3, 4, 5 e 6. Ce la posso fare, non ci vedo niente.
Rocai 11-0 e mi inserisco in quella nera successiva. Scusate, ma non vedo proprio niente. Ecco qua. E tiriamo. Vi faccio vedere come esce fuori la decorazione. Ecco qua. E viene fuori questa decorazione. Passate nelle perline successive fino ad uscire nuovamente da questa acqua nera e fate nuovamente la decorazione. Quindi in questo giro dovete fare tutte le decorazioni. Il cappietto non lo facciamo perché io ho provato a farlo con questo e sinceramente non mi piace perché si gira, sta storto, non mi piace per niente, infatti lo toglierò. In questa versione io che ho fatto ho messo direttamente la monachella. Quindi vi consiglio di fare in questo modo, così l'orecchino resta bello dritto. Ecco qua che i nostri orecchini scarabeo sono pronti, spero che il progetto vi piaccia. E che sia stato chiaro il tutorial, in caso contrario lo sapete che mi potete contattare come sempre. E niente ragazze, ci vediamo al prossimo video. Ciao!